Radio News 24 On Air. Bentornati amici di Radio News 24 ed On Air, interviste storie, sono Benny Ronca e quest'oggi siamo in compagnia di Salvatore Cinquegrani, titolare bartender del Belvedere Bar di Campo Felice di Roccella in provincia di Palermo. Benvenuto su On Air. Salve a tutti, salve. Dunque Salvatore, tu sei titolare del bar, di questo bar, insomma tu fai dei cocktail straordinari, tra l'altro tu sei, fai parte dell'associazione Barmen Italiani, insomma parlaci di questa tua professione. Sì, innanzitutto non nasce subito la professione, anche perché io comincio a lavorare in una cucina, avendo fatto la scuola a Berghera. Ho scelto il ramo di cucina, cominciando a lavorare in un ristorantino nel mio paese, che io sono originario di Cefalù. Ho lavorato lì per 10 anni, poi con mia moglie abbiamo intrapreso questa avventura dietro il pancone, aprendo questo piccolo bar qui a Campo Felice, proprio sul Belvedere. E diciamo che poi anno dopo anno, che già 7 anni che siamo aperti, e la richiesta giustamente alla gente di fare qualcosina di particolare a livello di drink, aperitivo, e mi ha portato a fare un piccolo corso dove mi ha appassionato di più a provare nuove miscelazioni per farle conoscere a tutte. Da un po' di anni che mi sono più inoltrato in questo settore. Bene, lanciamo immediatamente un hashtag dai nostri microfoni, da quelli di On Air, hashtag Barmen Italiani, in modo tale che tutti gli amici che ci seguono su On Air possono arrivare subito al tuo contatto social. Tra l'altro ti invitiamo poi a condividere questo video sui tuoi contatti social, così facendo potrai raggiungere migliaia di utenti. Parleremo dopo del Blue Bay, ci devi dire come lo prepari, insomma questo è il cocktail, il tuo cavallo di battaglia, lo sappiamo perché ce l'hanno detto in tantissimi, tra l'altro le recensioni ci sono, e come, su di te, sul bar, quindi tutte positive. Poi ce lo racconterai, ma adesso raccontaci invece cosa offri alla clientela, cosa fa Salvatore Cinquegrani. Sì, allora noi come ripeto, un bar che va dalla prima colazione a torte, alla rosticceria, un po' di tavola calda, panini, robe varie. E, all'inizio siamo nati più come una caffetteria, gelateria e pasticceria. E anche facendo delle torte abbastanza particolari anche per un matrimonio, ci è capitato di parlare, e poi abbiamo aggiunto anche, siamo concentrati un po' più anche per gli aperitivi, e come ripeto da un paio di anni migliorando sul campo anche un po' l'esperienza su questo settore più che altro. Poi sono entrato anche a fare parte di un'associazione che si chiama Happy Professional, che è a livello nazionale, più in particolare con il panorama che abbiamo, che si vede da Belvedere, giustamente la gente sorseggiando un bel drink e guarda anche il mare. Bene, ricordiamo dunque, siamo in provincia di Palermo, siamo praticamente sul mare, ma dal tuo bar c'è un belvedere mozzafiato straordinario. Tra l'altro so che tu non sei solo al bar, c'è anche tua moglie ad aiutarti in questo momento, che si occupa del bar. Sì, noi siamo io e lei, abbiamo anche il pasticcere che si occupa del lato produttivo, di dolci, torte, come ripeto, qui dentro il pancone siamo noi due, siamo affiatati anche sul campo lavorativo. Bene, hashtag Blue Bay. Beh, adesso dobbiamo parlare assolutamente dei tuoi straordinari cocktail, parliamo di questo Blue Bay, se puoi dirci come lo prepari. Sì, allora Blue Bay perché nasce che è un'attività che c'è a Cefalù, che sarebbe un residence sul mare, proprio sulla costa di Cefalù, che in poche parole sarebbe il mio ex titolare che ha aperto questa attività, dedicato alla postazione, al nome anche dell'attività.
diciamo il drink in sé è costituito da blu curaçao, che sarebbe un liquore diciamo all'arancia, che ha il colore blu per richiamare il mare. Poi abbiamo del rum, del succo di limone e un prodottino per fare la spuma di sopra, che è bianca. Il colore, questo colore che nasce a poco, appunto dovuto al blu bay, dal blu curaçao, il blu, diciamo, per richiamare il mare. Bene, ne eravamo convinti, insomma, che richiamasse il blu del mare della Sicilia. Bene, tra l'altro c'è un curiosity per quanto riguarda questo cocktail. Adesso però ci devi raccontare, ci devi descrivere un cocktail analcolico. Sì, analcolico, anche richiamando sempre il mare, perché sempre con il blu, cioè il tropical. Tropical, che è semplicemente succo d'ananas, succo di limone, sempre fresco, perché qua in Sicilia noi sempre limoni freschi, e poi dello sciroppo tropical blu, e un po' di tonica, diciamo, per finirlo. Viene lo stesso del blu bay. Bene, Salvatore, dicevo, sono convinto che il cocktail lo prendiamo lì da te al bar, sicuramente viene meglio, molto meglio, perché girato da mani sapienti come le tue, che se lo facciamo a casa nostra. Quindi consigliamo a tutti di andare a Campo Felice di Roccella, ovviamente quando siete in zona, o andarci appositamente se siete nei dintorni, per conoscere questo simpaticissimo e professionale bartender e proprietario del Belvedere Bar, questa struttura bellissima che si affaccia sul mare, che dà un panorama mozzafiato. Bene, ricordiamo i contatti social sui quali potete vedere, ovviamente non gustare questi cocktail, ma vedere almeno di fate. Vi fate gli occhi perlomeno su Facebook Salvatore 5 Grani Bartender e su Instagram salvo.5grani _ bartender. Vi raccomando di condividere questo video sui contatti social. Mi raccomando, Salvatore, fallo anche tu, perché così è la possibilità di raggiungere tante persone che ci seguono su On Air normalmente. Bene, dunque, ringraziamo quest'oggi Salvatore 5 Grani, bartender e proprietario del Belvedere Bar di Campo Felice di Roccella, in provincia di Palermo, Sicilia. Grazie, Salvatore. Grazie a voi, vi aspetto qui. E voi, amici di Radio News 24, non andate via, perché le interviste e le storie qui su On Air non finiscono mai.